entrato con lo stesso spirito di entusiasmo e di partecipazione anche da chi torrese non è, ma oggi almeno per questa giornata lo si sentirà in pieno come se lo fosse. Io ringrazio il sindaco Nino Caselli per avermi chiesto di presentare gli eventi di questa giornata, per il sentimento di amicizia che ci lega da sempre, e poi sembra così la vicinanza che ho a Torre Grotta ormai da tantissimi anni, per tante vicende che ho seguito nel percorso istituzionale di questo comune a cui sono sentimentalmente legato. Il sindaco del centenario è una bella responsabilità, una bella soddisfazione al tempo stesso. Guardo a Torre, sono contento intanto della presenza, di chi sente vivo nel senso della partecipazione, al di là delle barriere che non ci devono essere in questi momenti, che come barriere non sanno di essere. Posizioni possono essere contrapposte, ma mai di inimicizia, ma di avversione, di posizioni politiche magari sulle quali si discute, ma che sulle quali si può anche arrivare a delle. Io conoscendo ovviamente tantissime persone importanti di Torre Grotta nel corso degli ultimi 30 anni, e io non conoscevo Giuseppe Pandolfo, che è un'autentica sorpresa, una risorsa, a mio avviso una risorsa inesauribile. Di passione per quella che è la storia in generale e la storia di Torre Grotta nel contesto di cui parliamo oggi. Lui ha avuto la capacità non soltanto di riuscire a riannodare i fili del percorso di questo paese, diciamo dal lontano medioevo a oggi, ma soprattutto ovviamente focalizzandosi sui 100 anni recenti, ma soprattutto ha, per la passione che lo caratterizza, l'istinto di essere accattivante e piacevole ad ascoltare, e hai registrato, devo dire, un bel successo di pubblico, perché ti sei potuto far apprezzare per la ricerca e per la capacità di divulgazione che c'è in questo senso. Allora, intanto la prima cosa che vorrei fare è ringraziare l'amministrazione che ha creduto in me come coordinatore del comitato per le celebrazioni del centenario, perché non era una cosa così scontata, e mi auguro di poter sentirmi soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino adesso, che è solo l'inizio. Qui abbiamo il sindaco di Rocca Valdina, abbiamo il sindaco di Valdina Sospicino, adesso abbiamo il sindaco, abbiamo il sindaco di Monforte. Sono comunità che sono state sempre vicine alla comunità che viveva a Torre e Grotta, erano due villaggi separati. Torre era il villaggio che apparteneva al monastero di Santa Maria della Scala, al feudo di Santa Maria della Scala. Grotta era già terra di Roma. Queste comunità sono sempre cresciute insieme, fondendosi e camminando per secoli, senza il problema del campanilismo. Si viveva per sopravvivere, per affrontare le difficoltà della vita, tutti insieme. E questa era una cosa bella. Valdina, Torre Grotta, Rocca erano i luoghi che più fra di loro avevano tante cose in comune, perché i confini di allora non erano i confini comunali di adesso. In un'area di terreni che appartenevano agli ex feudi, quindi qui a Torre Grotta, anche sulla spinta delle opportunità di lavoro che dava la creazione della strada ferrata, la creazione della linea del tram, molte popolazioni che abitavano nell'Interland si sono spostate e hanno cominciato a popolare questo luogo. E così si sono sviluppati anche altri centri tipo Venetico sul mare o Spadafora e così via. E quindi portano in consiglio comunale lo stesso numero di consiglieri. Questo impedisce di arrivare a delle decisioni e Reggio Commissario segue a Reggio Commissario, per cui lui propone la separazione dei due comuni, così ognuno si organizza per conto suo, non c'è questo problema di equidistanza nel Consiglio Comunale, si può crescere, altrimenti i due paesi restano bloccati. È una cosa assurda se pensate che in quell'epoca i comuni venivano accorpati. Quindi questo era proprio contro a quello che era l'andazzo politico del momento, però fu subito accettata questa cosa per risolvere questo problema enorme di sbloccare il Consiglio Comunale, e venne fatto
poco dopo, il Regio Decreto 2333 del 21 ottobre del 1923, che dava a Torre Grotta finalmente l'autonomia che era stata richiesta da Rocca Valdina. Ora io non voglio entrare nel merito del fu giusto o fu sbagliato. Dal mio punto di vista, a distanza di un secolo, sindaco, non me ne voglia, ma fu un errore, perché se fosse rimasto comune di Rocca Valdina, forse adesso il territorio sarebbe stato più grande, sarebbe stato un altro cosa. Saluto tutti i cittadini di Torre Grotta, i sindaci e in particolar modo l'onorevole Sciotto, con cui condividiamo uno scranno al Parlamento siciliano e che tutto sommato possiamo definirci deputati dell'area in questione, che riguarda anche Torre Grotta e che riguarda molti dei sindaci qui presenti. Io non ho fatto avere nessun contributo, abbiamo fatto solo una legge per il centenario di Torre Grotta, contributi di anni gli assessori, giusto? Onore, abbiamo fatto una legge per Torre Grotta per il centenario, che sarà iscritta e rimarrà naturalmente quelle che sono i codici delle norme volute dal Parlamento siciliano, votato il Parlamento siciliano per questo centenario. Io voglio fare solo una riflessione, perché naturalmente la storia deve insegnarci qualche cosa, perché chi è appassionato di storia ama la storia, in quanto quegli eventi significano il percorso umano di tutta la comunità, in questo caso di Torre Grotta, ma della comunità umana in senso generale, in questo viaggio su questo pianeta. E ogni tanto non ci soffermiamo sul fatto che proprio la storia ci dice che tanti eventi si ripetono, tanti eventi sono già accaduti in passato, tanti eventi magari ancora devono accadere, però hanno un'unica matrice, che è sempre quella del desiderio degli esseri umani e degli uomini di migliorare le proprie condizioni di vita e soprattutto di migliorare le proprie comunità. E questo lo dico. La battuta, il sindaco la apprezzerà, spero. È un momento triste per il sindaco Caselli, perché ha avuto la consapevolezza che nel prossimo centenario probabilmente non ci sarà. Scherzi a parte, è un giorno di festa per la comunità, per quei valori nei quali si riconosce l'intero paese. Sentire la frase all'inizio, noi siamo di Torre Grotta e siamo orgogliosi di essere, con questa è l'essenza di ogni singolo comune, che non è un separarsi tra comuni, ma è un caratterizzarsi. Noi in Sicilia in particolar modo, ma anche nella provincia di Messina, ci caratterizziamo proprio per le bellezze, per la storia, per le particolarità di ogni singolo comune. Anche le rivalità, tra virgolette, che ci sono, in realtà non fanno male, ma servono a avere la voglia e l'entusiasmo di crescere. Al quale siamo legati, noi abbiamo come territorio le nostre peculiarità, la nostra identità. Io spero e auguro che la comunità roccese e la comunità torrese possa acquisire quella identità che ha la comunità roccese, perché è una comunità molto antica. Noi, la collaborazione fra i nostri due comuni è sempre stata al massimo livello, lo dimostriamo tutti i giorni, perché per noi Torre Grotta è il naturale sbocco verso la finestra, verso il mondo, come per voi Rocca Valdina sono le radici, le vostre radici. Io spero, addirittura lei è originario di Rocca Valdina, suo papà è nato, cresciuto a Rocca Valdina. Torre Grotta è una comunità molto accogliente, in cui si è sviluppato un'economia che ha coinvolto anche i paesi limitrofi. Molti roccesi hanno fatto fortuna. Thank you.
costruendo qualcosa per chi? A chi lo diamo? Quale motivo? Allora io credo che generalmente tutte le azioni, diciamo, di costruzione future vengono fatte per poi lasciarle a qualcuno, non per se stessi, cioè per se stessi sicuramente, però principalmente per chi verrà dopo. Quindi noi costruiamo e lasciamo, così è sempre stato, così penso sarà sempre. Allora abbiamo voluto riassumere questo concetto e l'abbiamo fatto tramite quest'opera che comunque, diciamo, è anche abbastanza esplicita, non ha molte riserve sul significato. Quindi niente, vi dedico tutto, è l'opera per voi, per chi verrà dopo di voi. Vai, 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 tranquilla. Cosa di immortale mentre mangi, dai? Thank you.